qualcosa che dà speranza, e è anche molto bello e simbolico la data di inizio della carovana, il 30 marzo, appena iniziata la primavera, e non a caso quest'anno inizia proprio dalla Tunisia, che l'anno scorso ci ha dato e ci dà tanta speranza, dà speranza a tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Mi sembra un percorso bellissimo, estremamente significativo questo inizio. E poi, come avete detto, la carovana viaggio è un viaggio che porta consapevolezza e conoscenza. Io parteciperò alla carovana, io sono un magistrato del nord che ha avuto la ventura molto significativa di iniziare il proprio ruolo, la propria funzione al sud, e ho portato poi l'esperienza maturata ormai tanti anni fa nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso nel nord del paese. Io vengo da un estremo ponente ligure, un territorio di cui si parla molto proprio con riferimento alle modalità di infiltrazione subdole, alla cosiddetta mafia invisibile, a quelle modalità così subdole perché consentono alla criminalità organizzata, che è l'unico settore che in questo momento non conosce crisi, è l'unico settore che in questo momento ha una disponibilità di denaro liquido immenso, che ha necessità di reinvestire, reimpiegare e ripulire. Allora dove se non in queste zone, come nel nord del paese, l'ha detto lei, ha citato la famosa frase, la famosa, il concetto di Sciascia della Palma che sale anno dopo anno, e quindi questo importante viaggio di consapevolezza e di conoscenza deve arrivare nel territorio del nord. Non a caso parteciperò, come da tempo faccio, perché dall'inizio del percorso sia di Libera che della carovana antimafia, che partecipo personalmente, oggi sono qui in un'altra veste, alle iniziative. Sarò a Sanremo, se non sbaglio, il 30 aprile proprio con la carovana, in un territorio che è un territorio apparentemente sereno, felice, ed invece è un territorio estremamente problematico. Dobbiamo fare i conti in tasca alle mafie, è molto difficile perché è quasi tutto sommerso, però possiamo sapere quanti sono i guadagni, basta andare a vedere, domani parteciperò a un'iniziativa contro la droga, sono fare i conti in tasca ad uno dei settori più fruttuosi per le mafie, quello del traffico di sostanze stupefacenti, ci fa veramente comprendere quante possibilità di investimento e quindi di inquinamento dell'economia. Perché il grosso problema delle mafie non è questa disponibilità, è la capacità di andare a inquinare l'economia legale.